In realtà, a parte la diffusione nord-sud, quindi dobbiamo immaginare che i nostri emigrati degli anni 50, 60, grosso modo, hanno portato la pizza dal sud al nord. E questo ce lo possiamo anche immaginare. Giustamente, chiaramente. Questo era fondamentalmente. Un piccolo accenno, Matilde Serao nel 1880 scrisse insomma delle corrispondenze per il Mattino. In una parlava di una pizzeria che si era aperta a Roma. Ebbene, la pizzeria durò, se mi permettete la battuta, da Natale a Santo Stefano, perché i romani non erano ancora preparati all'idea della pizza napoletana. Ne passerà di tempo, perché in realtà tra le tante tipologie, lo vedremo questa geografia della pizza, c'è anche la cosiddetta pizza romana, che rispetto alla pizza napoletana ha un impasto totalmente differente, una lavorazione totalmente differente, però questo per il momento lo lasciamo stare. Dicevo, se volessimo fare una geografia della pizza, noi dovremmo tracciare due direttrici, una sud-nord, quindi Napoli, nord Italia, e anche oltre, perché poi la pizza è arrivata anche negli Stati Uniti con conseguenze nefaste, come lo vogliamo definire. C'è però anche un'altra direttrice che va da Palermo, e quindi dalla Sicilia, fino praticamente a Napoli. In Sicilia esistono alcune varianti che non si possono definire propriamente come la pizza napoletana, ma che gli somigliano. Faccio un riferimento tra i tanti, lo sfinciuni che si mangia a Palermo. Lo sfinciuni palermitano è grosso modo una pizza, noi la chiameremo più correttamente focaccia in realtà, per come è lavorata e per come si presenta. Abbiamo poi altri generi, sono in realtà diffusi nelle varie province, cambiano semplicemente non tanto per la forma, ma quanto per il fatto che cambia la farcitura. Quello che più o meno si avvicina alla pizza napoletana in ambito siciliano è lo spiccioni, che letteralmente significa spugna, perché in realtà è una pasta lavorata come la focaccia e ha la caratteristica di avere all'interno delle occhiature, quindi la rende molto soffice, molto molto soffice. Per quanto riguarda poi altre denominazioni, risalendo sempre ovviamente questa ideale geografia della pizza, certamente ci sono le focacce, queste sono praticamente un po' diffuse, principalmente quella genovese, che conosciamo, insomma, quella con rosmarino, tanto per olio, sale e rosmarino. Che cosa dire di altro? C'è da dire anche un'altra cosa estremamente interessante. Quando noi facciamo riferimento alla pizza, diciamo che noi intendiamo anche ragionare su altre tipologie di pietanze, che in realtà somigliano, ma semplicemente perché hanno accomunate questo fatto che vengono cucinate al forno. E chiaramente non sono l'impasto che abbiamo visto, cioè nel senso ci possono essere delle pizze ripiene, insomma varie cose. Quindi noi usiamo pizza un po' in maniera un po' generale, però abbiamo bisogno necessariamente di determinare un po' l'ambito di applicazione, perché altrimenti ovviamente rischiamo che tutto diventa pizza, voglio dire, anche quella che spaccia il McDonald's, voglio dire.